Intanto però iniziamo oggi facendo subito una chiacchierata molto veloce con il professore Maurizio Carta che è collegato con noi da Brescia, se la memoria non mi inganna. Buongiorno professore, benvenuto in Casa Mia Nutella. Ciao Ciao. Massimo, grazie dell'invito, sono veramente contento. Però se io sento che Super Minutelle è stanco, io mi preoccupo, tutti noi umani ci preoccupiamo, quindi non dirlo nemmeno perché. Sei tanto buono, però anche i supereroi si stancano. Non è il mio caso perché non sono un supereroe, però ti garantisco che ci si stanca. Senti, allora, vabbè, lo sappiamo già, Roberto La Galla è sindaco di Palermo e da qui a breve arriva il festino di Santa Rosalia. Edizione numero? 398. Cioè, mamma mia, 398 anni che festeggiamo la 398 Santuzza. e il sindaco ha già in qualche modo messo in campo il processo che ci porterà al festeggiamento del 400° festino di Santa Rosalia del 2024. Allora, lo raccontiamo ai tanti siciliani e palermitani in particolare che ci sono. Ci sarà il festino di Santa Rosalia, ci sarà, ok? Tu sarai il supervisore dell'organizzazione di questa Io macchina. Con... sono in questa fase di avvio, in attesa che, diciamo, si completi la squadra di governo e quindi ci siano poi tutte le responsabilità necessarie. Il coordinatore di un gruppo di coordinamento artistico che è stato messo su dal sindaco, che è formato dalle istituzioni culturali della città, quindi dall'Università di Palermo, che è il motivo per cui ci sono io, dall'Accademia di Belle Arti, dal Conservatorio, dalla Fondazione Teatro Massimo, dalla Fondazione Teatro Biondo, dal Brass Group e dalla Fondazione Santeria. In questo momento Bene. sono quelle che, diciamo, lunedì stesso hanno risposto all'appello del sindaco La Galla per mettere su soprattutto un metodo. Senti, ora andiamo al metodo, ma ti faccio una domanda imbarazzante, puoi avvalerti della facoltà di non rispondere. La domanda è, con quali soldi lo faremo il festino? Allora, intanto, diciamo, è notizia di oggi che l'assessore Samonà, la regione siciliana, assessorato Sì. regionale beni culturali e dell'identità siciliana, ha 50. stanziato, ha trovato delle risorse straordinarie per 50.000 euro e che sono, diciamo, un corposo sospiro di sollievo. Altre Certo, buttali risorse via. stanno per essere individuate tra, diciamo, risorse del comune, risorse della città metropolitana, che ovviamente Ok. città metropolitana, comune, arcidiocesi e regione siciliana, autorità portuale di sistema portuale del mare Sicilia occidentale, sono dei partner importanti, in qualche modo i promotori dell'iniziativa. Altre risorse sono messe appunto dalle istituzioni culturali attraverso la generosità della loro nostra Bene. opera di ingegno, diciamo, anche di servizi che in qualche modo ognuno di noi può dare. Senti, questo Ti metodo può dicevo essere... è un metodo, è un metodo perché, permettimi di dirlo, visto, diciamo, la lunga consuetudine di lavoro a fianco di Roberto La Galla quando era rettore. Questo è il metodo che ha usato Roberto La Galla nei suoi 7 anni di rettorato, quando abbiamo fatto 7 anni di stagioni culturali, si chiamava Univercittà, con lo stesso metodo, mettendo insieme tutte le istituzioni culturali, anche i soggetti culturali più piccoli. Anche questa volta lo faremo, perché a fianco di queste istituzioni culturali, diciamo più istituzionali, stiamo chiamando a raccolta per costituire una sorta di grande ecosistema culturale tutte le realtà culturali palermitane, della città metropolitana, che negli anni hanno dato, diciamo, manifestazioni di solidità, anche di continuità, e cui hanno cominciato a rispondere già il Centro Sperimentale di Cinematografia, le Vie dei Tesori, la Marina di Libri, il Festival delle Letterature Migranti, la Via dei Librai, Sole e Luna Doc Film Festival, la Biennale Arcipelago Mediterraneo, Cinema City, Teatro di Tirammo e altri se ne stanno aggiungendo. Perché l'idea Bene. è che attraverso il festino passi il messaggio che è così che si fanno le politiche culturali, con un'orchestrazione di tutte le forze culturali e creative della città. Raccontiamo anche che, lo so per certo, ma non faccio i nomi perché ancora vorrei che sì. Insomma, ci sono anche i privati che vogliono partecipare e vogliono dare una mano. Ci sono dei privati, del resto alcuni di questi, diciamo, soggetti culturali sono dei soggetti privati, non tutti sono fondazioni, alcune sono associazioni, quindi sia dal privato più Esatto. minuto, sia al privato più sostanzioso in termini anche imprenditoriali. L'ANCE ha dato una sua disponibilità, ci sono altri soggetti che si stanno manifestando. È solo giovedì e abbiamo cominciato lunedì pomeriggio, però io percepiamo un clima attorno a questa, diciamo, avvio di festino del sindaco La Galla molto positivo. Credo che sia, diciamo,
una postura culturale importante per questa città. Senti, in rappresentanza del governo, c'è qui con me Tony Scilla, assessore regionale alla pesca e all'agricoltura. Ti faccio dare un saluto, vediamo se riusciamo a scippargli qualche soldo. Ce l'abbiamo un po' di soldini da dare a Ciao. Postino? Non Ciao, dire che ciao. già li ha dati Samonà perché Ciao, non assessore. vale. Sicuramente contribuiremo, non c'è dubbio, perché il festino non è una festa che appartiene soltanto a Palermo, È la voglio festa dire, della vita. è una cosa straordinaria. È davvero, non è un caso, ecco, che la galla parte proprio Per il per il festino. festino. Secondo me è un segno anche del destino, direi quasi divino. Ah, ecco. Sono sicuro Tra l'altro. che Roberto farà un lavoro straordinario con collaboratori davvero capaci, c'è intelligenza, c'è prospettiva. Palermo è una città che è davvero la capitale del Mediterraneo e bisogna davvero tutti insieme lavorare, ognuno facendo la propria parte per fare in modo che questa città possa essere d'esempio. Quindi sono davvero sicuro che Roberto, insieme alla sua squadra, insieme alla giunta che verrà, insieme ai suoi collaboratori, potrà davvero disegnare una nuova e importante storia per questa stupenda città che è appunto Palermo. Professore, che volevi dire? Tra l'altro. No, dicevo, tra l'altro questo festino, come ha già annunciato il sindaco La Galla, è il festino che celebra a maggior ragione, non fa da 398 anni, ma a maggior ragione quest'anno la rinascita dopo la peste, Certo, 398 anni la fa, pandemia, come dopo no? la pandemia quest'anno. Quindi Un altro veramente il segno del tema della destino, del rinascita. destino. Esatto, il tema dell'uscita dalle tenebre in cui abbiamo Senti, vissuto. leggevo però, adesso noi non diamo anticipazioni per carinerie perché dovete definire, però pare che ci sia un corteo con tutti i medici che hanno lavorato alla pandemia, con il Sì, personale questa è stata una paramedico. richiesta. Questo lo possiamo dire, giusto, professore? Sì, questo lo possiamo dire, l'ha detto il sindaco, quindi insomma, è una notizia nota, l'ha chiesto il sindaco esplicitamente e immediatamente è stato, diciamo, accolto inevitabilmente dal comitato perché è veramente il tema fondamentale. Il carro trionfale di Santa Rosalia sarà accompagnato, nei fatti a tutti gli effetti saranno co-celebranti di questo corteo. I medici, gli infermieri, la protezione civile, la Croce Rossa, le forze dell'ordine, tutti coloro che nei mesi più drammatici della pandemia hanno veramente messo a repentaglio la loro vita per salvare le Allora, l'appuntamento è fissato per il 14 luglio, dal piano della cattedrale fino ad arrivare al Cassero, attraverso questa lunga camminata della Santuzza nella sua barca, giusto? Correggimi se sbaglio, accompagnata dai esatto. medici e dal personale Cattedrale paramedico. è soprattutto accompagnato dall'affetto e dalla Dei partecipazione palermitani, delle come no? palermitane e dei palermitani, perché è quello il vero senso del festino. Una notte e poi il giorno dopo per le celebrazioni religiose di grande comunità di questa città, in cui che si stringe attorno alla sua Sì. santa e in fondo ognuno si stringe accanto a qualcun altro che non conosce, che diventa però improvvisamente amico, parte della famiglia Sì. civica che tutti noi viviamo. Senti, ma ti lascio, ma che tu sappia, ai quattro canti il professore La Galla salirà e urlerà Viva Palermo e Santa Rosalia oppure no? Direi proprio di sì, direi Perfetto, proprio va di sì. bene, allora è fatta. Intanto ce lo gridiamo Quindi noi, anche Viva questa mi sembra che non sia una notizia, lo No, darei ma per sai, certo. no, ti spiego. Siccome arriva il metodo La Galla, e questo era oggettivamente il metodo Orlando, perché l'ha coniata lui questa cosa, giusto? Quindi era per capire se c'era un cambio anche da questo punto di vista. Io credo che alcune tradizioni ormai facciano parte del DNA di questa città. Sono d'accordo. Professore Carta, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, E noi grazie a siamo, te. come dire, felici di averti ospitato e soprattutto di averlo raccontato, ma avremo modo attraverso le nostre pagine online, attraverso anche il TG di Regione, di raccontarlo. Buon lavoro, in bocca al lupo. Viva Grazie, Palermo e siamo Santa Rosalia. viva il festino corale. Viva il festino che arriva a 398 anni, è giovanissimo, ancora chissà quanto ne deve fare. Grazie professore, in bocca al lupo. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio a voi. Ciao Grazie Tony, grazie per essere qui. a te per l'invito. Abbronzatissimo. Voglio dire, se l'abbronzatura fosse un problema, per me assolutamente avrei pochi problemi, perché Ah, tu ti naturalmente. abbronzi naturale. Però i malpensanti dicono: è talmente abbronzato che non lavora. Siccome lavoriamo e lavoriamo duramente, il sole ci colpisce perché siamo Sempre in in giro. giro, non siamo E dentro il infatti c'ha palazzo. l'abbronzatura a muratore. Se gli aprite la camicia sotto è tutto bianco. Giriamo per la Sicilia, un momento Ora davvero complicato ci e addentriamo. Va bene. quindi diciamo che
Buon pomeriggio a Nino Amatore del Sole 24 Ore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Nino. Anche tu abbronzato? Sì, da muratore. Da muratore. Buon pomeriggio a Claudia Campese, direttore di Meridio News. Ciao Claudia, non possiamo dire lo stesso di te come abbronzatura. Stavo per dirtelo, sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Io sono così, estate e inverno. Va bene, va bene. Giochiamo un po'. Buon pomeriggio anche a Salvatore Puglisi, che è il presidente del consorzio Crisma. Peraltro i Crisma erano uno dei miei gruppi preferiti, ve li ricordate i Crisma? Italianissimi, i nomi non me li ricordo, erano tutti e due biondi molto particolari. Buon pomeriggio Salvatore. Buon pomeriggio anche a voi, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, intanto partiamo da un primo dato. In Sicilia il grano c'è? Abbiamo bisogno che arrivi dall'Ucraina o il fabbisogno grano, come si può dire? Il fabbisogno di grano. Il bisogno di grano. Il grano c'è. È di assoluto livello. Abbiamo delle eccellenze particolari, solo che ultimamente, anche a causa di una serie di politiche specifiche, non c'è stata la giusta attenzione e la giusta valutazione. Ma quando tu dici di politiche scelte, facciamo per esempio riferimento all'Europa, alla programmazione comunitaria del piano di sviluppo rurale, sì, che serve proprio per mettere in atto una serie di strategia politica ed economica per fare in modo che vengano intercettati finanziamenti che devono andare a sostenere specifiche settori, specifici elementi di produzione, magari quella del grano è stata un po' messa da parte. Poi l'importazione è riuscita a vincere questo momento storico e quindi di grano siciliano si è parlato sempre meno. Ma devo dire che si sta cercando, e già alcune misure sono state già finanziate, abbiamo delle strutture importanti in Sicilia che tendono a valorizzare questa produzione che, ripeto, ha una sua specificità e può sicuramente diventare un elemento economico importante. Sì. No, c'è una cosa che voglio capire, ne parlo con te che sei cintura nera e poi andiamo da Claudia e da Salvatore. No, allora, le regole comunitarie impongono, insomma, che noi ci dobbiamo accollare le arance della Spagna, per dire, no? Correggimi se sbaglio. Ho preso un esempio e le nostre le mandiamo, non so, cioè, la volta scorsa no, non lo dicevi pure tu. No, ma non è così. Non è che le regole comunitarie ti impongono queste cose, no. Intanto bisogna fare un ragionamento, nel senso, una cosa è la valorizzazione della nostra agricoltura con le misure che tu come politiche regionali, politiche nazionali, vai a Bruxelles e vai a difendere mantenendo la specificità della nostra produzione agroalimentare. La produzione agroalimentare della Sicilia, dal grano all'olio, al vino, al pesce, all'ortofrutta, è qualcosa di straordinario. Bisogna attuare delle politiche economiche rispetto ai finanziamenti comunitari per fare in modo che questa specificità nostra, italiana e siciliana in particolare, possa avere un reale sviluppo. Poi quello che dici tu, parli di politiche in senso lato, dove effettivamente spesso gli stati fanno delle scelte che poi hanno un reverbero negativo rispetto alle nostre realtà imprenditoriali. Questa del grano. Potrei portarti come esempio quello, per esempio, della pesca. Il fatto che la Libia abbia estesa di 62 miglia le coste, però, non è una scelta comunitaria, è una scelta, capisci, politica internazionale, però, dove servono governi importanti in grado di tutelare questi mondi economici. Ma c'è stato un momento in cui, per esempio, gli agricoltori di Pachino, i loro pomodorini, non riuscivano più a piazzarli perché ci dovevano comprare i pomodorini che arrivavano dal Marocco. Ma ragazzi, come non è così? Quello che dici tu fa parte degli accordi internazionali del corridoio euromediterraneo, sì, diciamo, di quella parte, che alla fine incentivano anche l'agricoltura della sponda sud del Mediterraneo, cioè è una questione diversa rispetto a quello di cui stiamo parlando. Possiamo dire che è un rapporto fra due continenti, Europa, UE, in questo caso il nostro unico Stato europeo, con altri Stati, che può essere il Marocco, può essere un altro, e fa parte di un certo tipo di logica e di politica agricola. Ho capito. Però
una domanda la voglio fare a Salvatore. Intanto, Salvatore, buon pomeriggio ancora. Che cos'è il consorzio Crisma? Me lo spieghi in due parole, per favore? Il consorzio Crisma è un consorzio di filiera del grano duro siciliano, sì, che nasce già da quasi 20 anni, e siamo riusciti a organizzare un gruppo di produttori agricoli che sono circa 800 produttori agricoli, seguiti da 16 centri di stoccaggio, 3 sementiere e 6 industrie di trasformazione, tutte sul territorio siciliano. Quindi noi cerchiamo di monitorare la qualità e la quantità di queste, di questa filiera, e poi cerchiamo di valorizzare al meglio il grano duro all'interno del territorio siciliano e anche fuori dal territorio siciliano. Oh, bene. Allora, la domanda che ti faccio è questa, a tua memoria. Di tutto quello che producete voi, quanto ne rimane in Sicilia? Rimane tutto in Sicilia o lo mandiamo fuori? No, allora, in Sicilia vengono coltivati circa 300.000 ettari di grano. Ok. 300.000 ettari, se la produzione, come gli anni precedenti, si aggira agli 8-9 milioni di quintali. Quest'anno, purtroppo, dovuto alle siccità o alle condizioni climatiche che non sono state molto favorevoli per la semina del grano duro, le rese sono molto basse, quindi 300.000 ettari, probabilmente ancora la campagna è tutta in corso, ma da circa un mese è iniziata la raccolta e le produzioni sono basse, sono sui 20-25 quintali per ettaro, mentre gli altri anni sono andate sui 30-35 quintali per ettaro di media. Quindi noi in Sicilia produciamo da 6 a 9 milioni di quintali di grano, ne consumiamo solo 2, gli altri 6-7 milioni di grano duro devono andare fuori per forza dalla Sicilia. Ma dobbiamo anche dire che in Italia purtroppo noi produciamo solo il 50% del fabbisogno del grano duro sul territorio nazionale. Ma allora, quindi senti, siamo costretti... No, scusa Salvatore, sì, ok, ho capito il messaggio. No, è una domanda, ma allora quando leggiamo quelle pubblicità delle paste, non facciamo i nomi per carini, in generale... 100% sì, grano italiano, minchia, poi scopri sì, che in Ucraina c'è guerra e chi si sono in difficoltà, il suo grano duro. No, cioè... Allora, diciamo anche un'altra cosa. Dimmi. La guerra col grano duro non c'entra nulla. Oh, e però, scusami, io sto facendo questa puntata proprio per spiegarlo, perché noi ci stanno non raccontando. Non c'entra nulla, perché nei paesi ucraini, Russia e i paesi vicini, limitrofi, non si produce un chilo di grano duro, solo grano tenero. Tenero. Grano tenero. Perfetto. Perché noi dobbiamo sapere che il grano duro lo consumiamo in Italia e nei paesi del bacino del Mediterraneo. Sì, poi Salvatore, non si consuma in nessun'altra parte del mondo. Sì. No, però lo dovevamo in qualche maniera spiegare, perché la differenza tra duro e tenero, oggi finalmente, io personalmente sono uno che non è che sono addentrato, il grano, poi non è che ci hanno detto se era duro o tenero, no, quindi veniva sempre questa cosa, perché ridi? C'ho ragione o no? Sì, hai ragione, per il consumatore è difficile comprendere. Cioè, il consumatore legge grano, assessore, non è che legge duro o tenero, uno dice, l'Ucraina, la guerra, e il grano bloccato, uno dice, domani mattina me lo faccio scorta di pane, picchi pane, non ce n'è più, e poi si scopre che è tutta un'altra cosa. Va bene, Claudia, aspetta, Salvatore, ora torniamo da te. Partiamo con le domande. Dottoressa Campese, parti tu, vai. Allora, in realtà mi veniva in mente, a proposito, vi stavo ascoltando con interesse per la divisione appunto tra grano duro e grano tenero, ma credo che il tema di fondo sia di base perché in Sicilia a quanto pare non conviene più coltivare, non importa, non solo grano, ecco, anche un altro tipo di coltivazioni. Chi lo fa spesso conviene economicamente esportare piuttosto che vendere appunto nel nostro mercato locale o nazionale, ma davvero la sensazione in tutti questi anni sentendo agricoltori è che davvero non convenga più coltivare in Sicilia. Due esempi facili dell'ultimo periodo: uno è tutti i terreni che vengono acquistati per fare impianti fotovoltaici, impianti eolici,
che in effetti rendono sicuramente di più anche al proprietario, se lo vende si toglie un pensiero. E fino ad arrivare addirittura all'esempio, alla domanda che ci facevamo in redazione proprio poco fa, la tragedia di ieri notte ad Acireale, dove insomma un proprietario agricolo ha sparato a due ragazzi che si erano introdotti nel suo terreno non per rubare limoni come sembrava, ma perché volevano costringerlo a cedergli il terreno per coltivare marijuana, che anche quella sicuramente rende di più rispetto al grano. Quindi di base, perché in Sicilia non conviene più, e cosa si può fare? Questo lo chiedo ovviamente all'assessore. Ti vedo contrariato. Ma non è assolutamente vero, nel senso, sono discorsi che vanno approfonditi, perché sennò si crea quella disinformazione che è emersa poco fa rispetto al grano duro, al grano tenero. Sì. Sembrava che ci fosse una mancanza di grano duro, quando appunto... E invece anche al grano tenero. E per quanto riguarda, esatto, il consumo in Italia e in Sicilia, siamo è soltanto specifico per il grano duro. Oh, è evidente che si sta attraversando un momento di grave crisi socio-economica, no? Che è cambiato il mondo, ci sono variazioni climatiche importanti, c'è il problema della siccità, ci sono tanti problemi strutturali. Ma che dire, in Sicilia non si possa fare economia ed economia agricola che produca reddito, non è corretto, assolutamente. Noi abbiamo esempi importantissimi, basta citare quello che è successo con il vino, con la viticoltura, basta citare quello che è successo con l'ortofrutta, sono elementi, e quello che sta succedendo anche con la valorizzazione di un altro prodotto straordinario, quale può essere appunto l'oliva, l'olio, per dire che serve una politica intelligente, prospettica, che metta insieme da un lato queste eccellenze, queste specificità, dall'altro la giusta comunicazione per fare in modo che questi prodotti possano conquistare importanti fette di mercato. Avete visto che noi ieri con il PSR abbiamo per esempio prodotto la misura che è quella appunto della promozione, della internazionalizzazione di questi prodotti. Lo abbiamo fatto anche per quanto concerne i prodotti della pesca, con un'altra misura specifica, per dire che serve abbinare la valorizzazione del nostro prodotto, che deve essere adeguato a ciò che si modernizza, ma mantenendo sempre la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra storia, perché l'agricoltura comunque fa parte del patrimonio, diciamo, storico, fa parte delle nostre identità. Abbiamo un momento importante, ormai è con l'era della digitalizzazione, tu ti puoi collocare con un computer con gli Stati Uniti d'America, quindi dobbiamo fare in modo, che cosa, per aiutare queste imprese? Un'altra misura che stiamo finanziando è quella di portare internet anche nelle campagne, quindi dire che ci sono delle difficoltà rispetto a un momento di cambiamento, diciamo quasi storico, è vero, ma dire che in Sicilia l'agricoltura non abbia dei primati è assolutamente falso. Aggiungo che per quanto riguarda la produzione biologica, la Sicilia è la regione leader, quindi per carità, sappiamo anche che c'è un momento emergenziale, proprio noi l'altro giorno in giunta di governo, proprio per dire quanto è centrale il mondo dell'agroalimentare per il governo regionale, abbiamo stanziato 60 milioni di euro proprio per fronteggiare l'emergenza, perché ci rendiamo conto che in questa fase intanto bisogna evitare che le aziende possano fallire, ma a questo va abbinato una politica che deve avere una strategia complessiva per fare in modo che i nostri prodotti vengano esportati non solo fuori la Sicilia, ma che possano conquistare fette importanti di mercato per aumentare il prezzo e quindi assicurare un ritorno economico sia agli imprenditori e sia agli operai del mondo dell'agricoltura. Ho sentito, andiamo poi da Amadore, Salvatore, avevi detto qualcosa? Scusa, ti ho sentito in bassa frequenza, volevi aggiungere qualcosa? No, no, allora sicuramente nel territorio siciliano abbiamo delle eccellenze che sono indiscutibili, no? E quindi e anche molti produttori agricoli naturalmente devono essere consigliati bene per poter affrontare sia il contesto dell'agricoltura sempre più di precisione e sia una linea per la commercializzazione dei prodotti che loro producono, perché spesso poi non sono ripagati per i loro sacrifici. Assolutamente d'accordo, tanto è vero, questa è la nuova programmazione, la nuova politica agricola che è fondamentale difendere, e noi abbiamo fatto, per quanto riguarda il mio quindi assessorato, dentro la commissione politica agricola che riunisce tutti gli assessorati regionali, una valorizzazione reale di questa produzione rispetto
a una produzione di PIL che riguarda l'intero paese, perché l'agricoltura non è un settore trainante soltanto per l'economia siciliana, ma lo è anche per il resto del paese. Se noi vogliamo eliminare il gap tra il nord e il sud e consentire a questo paese, al nostro paese, all'Italia di poter vincere sfide internazionali, bisogna eliminarlo questo, facendo proprio il ragionamento che faceva il Presidente, cioè quello di abbinare tradizione, innovazione, sviluppo, ma valorizzazione di questi settori, e in questo momento però di grande difficoltà anche strutturali. Io non nego che per esempio abbiamo un problema delle strade di accesso alle campagne, sono le strade che praticamente in certi periodi dell'anno diventano assolutamente impraticabili, per carità, che ci sono dei problemi e una certa arretratezza, cioè, ma viva Dio che c'è un atteggiamento diverso che pone l'agroalimentare, che pone l'agricoltura centrale, questo è un altro fatto oggettivo e mi pare, e la certificazione... I servizi sono essenziali. L'altro giorno abbiamo avuto, abbiamo fatto a Mazara un comitato di sorveglianza che certifica la spesa comunitaria e viva Dio, ripeto, abbiamo avuto i complimenti da parte della Commissione Europea perché c'è una spesa che funziona. Perché funziona? Perché evidentemente la predisposizione delle misure tiene conto delle reali esigenze degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori siciliani. Amadore, tocca a te. No. Intanto mi interessava capire bene la stima sul calo di produzione del grano quest'anno, del grano duro siciliano. Se non ho capito male, siamo intorno al 20-25% di calo. Allora, un attimo, faccio, sono due ragionamenti. Quindi, poi la questione è che questo momento di crisi complessivo, anche con i cali in altre parti del paese, la crisi come sempre è un problema, ma è anche per noi a questo punto si può dire anche opportunità, cioè per non tornare ai prezzi che rendevano poco conveniente seminare il grano, perché diciamoci la verità, in alcuni momenti il grano siciliano viene pagato così poco che evidentemente non è che la collega ha completamente torto, cioè ha detto una cosa anche corretta rispetto a un dato momento storico. Oggi forse se io dovessi seminare, piuttosto che fare giornalista, forse preferirei fare quello. Diciamo, ma che, tanto come giornalista che, come voi seminate il panico, quindi qualcosa seminate. Perderemmo un ottimo appello. Allora, quello che mi interessa è... Acquisteremo un ottimo, sicuramente... Ma tu lo sai, i giornalisti seminano il panico, però, quindi seminano sempre qualcosa. Ma a questo punto lì, la questione può essere quella di rendere strutturale questo tipo di livello di prezzo e di produzione è di grande qualità. E allora la domanda che io mi faccio, che faccio a voi, diciamo che siete esperti, è cosa fare? Cosa fare? Aspetta, facciamo partire a Salvatore. Salvatore, tu che sei presidente di un consorzio, ecco, per valorizzare ulteriormente il allora, prezzo... Intanto la stima, perché la i numeri stima. Sono importanti. Ok, prego Salvatore. Siamo no, per quanto riguarda la stima di produzione, quest'anno sicuramente non supererà i 25 quintali per ettaro. Quindi il calo rispetto è del... ai 30-35 degli anni precedenti. No, di più. Quindi, no, scusa, ripeto. Il calo in percentuale, rispetto alla produzione, qual è? 20. Ci sarà un 30% in meno di produzione rispetto agli altri 30%. 30% è tanto, questo è tanto, però. Tanto il 30 è tanto. Tantissimo. Certo. E questo è dovuto a cosa? Cioè, lo dicevi prima, ma se ce lo dici... Perché quando, al momento delle semine, i produttori agricoli che avevano i terreni pronti per la semina, ha piovuto così tanto che non hanno potuto seminare durante i mesi di settembre e dicembre e sono stati costretti in emergenza per non lasciare i terreni vuoti, hanno seminato fino a fine gennaio e primi di febbraio. Quindi siccome questi sono dei semi autunno-vernini, hanno bisogno dei tempi un pochino più lunghi per attecchire le radici all'interno del... perché la durata è così breve che il seme non riesce ad esprimersi per come si deve esprimere. A quanto è pagato il grano in Sicilia? Oggi il grano viene pagato da 52 a 54 ai produttori agricoli. 54 per chilo. Pagano... Come? 54 centesimi per chilo.
54 centesimi, da 52 a 54 centesimi per chilo. Il prezzo, quindi, 540 euro per 56-57, mi pare il prezzo nazionale. Quindi un chilo, no, di, allora, grano. Il, questo è il prezzo al produttore agricolo. Ah, okay. E poi l'industria molitoria oggi paga sui 55 centesimi in Sicilia, 59 in Puglia. Perché poi buona parte del grano siciliano finisce, va a finire in Puglia. Quasi che consumano tantissimo, mi raccontavi al tavolo. Perché purtroppo in Sicilia l'industria molitoria negli anni ha perso prestigio, perché hanno chiuso in tutti questi anni molti pastifici, molti mulini, mentre la Puglia è stata in grado di emergere in questo settore ed è uno dei più grandi consumatori di grano duro in Italia, che fanno le semole per tutta Italia, i mulini pugliesi, e consegnano in Italia tutti i pastifici e anche fuori dall'Italia. Mentre noi lavoriamo qui sul territorio siciliano solo per il territorio siciliano. Poi, tranne quelli che hanno quella nicchia di mercato dei grani antichi, che comunque è una nicchia, e quindi non si possono paragonare ai 300.000 ettari che abbiamo sul territorio siciliano, che addirittura, se ci sono le condizioni remunerazione, remuneratività i produttori agricoli potrebbero arrivare anche a seminare 400.000 ettari. Come diceva la signora, il discorso negli anni precedenti, purtroppo, è come dice lei, che i produttori agricoli non prendevano da 20 a 25 centesimi al chilo per coltivare un ettaro di terreno che mediamente produce i 30 quintali, 35 quintali per ettaro. Ci volevano 600-700 euro per effettuare tutto il ciclo della semina e la diciamo i costi della coltivazione con la trebbiatura per portarlo a casa. Oggi purtroppo il prezzo è alto, per fortuna, ma vista la bassa resa riusciamo a coprire le spese, ma comunque chi produce 25 quintali, 30 quintali per ettaro già prende. Sì, allora fermati un attimo, Amadore, volevi aggiungere euro, sì. Sicuramente con questi prezzi i produttori agricoli l'anno prossimo semineranno anche sui bordi delle strade. Allora, Amadore, veloce, e poi no, sentiamo perché scimmia, e poi mi sembra di aver capito che uno dei problemi è la chiusura della filiera, cioè noi produciamo, però portiamo tutto in Puglia, dove poi il grano viene lavorato. E quindi la domanda che io mi faccio, che faccio anche all'assessore, ma è una curiosità, è possibile immaginare una misura del PSR per incentivare, per far rinascere le 50-100 valli dei mulini che non abbiamo in Sicilia? Non c'è dubbio, ma già abbiamo iniziato, qualcosa abbiamo già finanziato, però come ha detto il Presidente avete visto che c'è davvero un'inversione di tendenza. Ci sono state anche delle scelte imprenditoriali che nel passato, a causa di determinati costi, hanno fatto fare ad alcuni imprenditori scelte che non puntare sul grano. Oggi ci rendiamo conto che invece c'è una fetta di mercato importante, il prezzo è assolutamente un prezzo che garantisce la redditività, quindi serve a questo punto, ecco, la buona politica, la politica che segue il territorio, accompagnare con una misura che è già in cantiere con il piano di sviluppo rurale, in modo tale da dare la possibilità ancora di più di chiudere la filiera e fare in modo davvero che questo comparto possa diventare economicamente importante. Noi abbiamo una tipologia di grano che va sempre per Sasacchi, che per esempio la regione Puglia voleva in qualche maniera, ha tentato, no, di voler intestarsi come loro specificità, ma non è così. Siamo intervenuti per dire che cosa? Che è una filiera, e sono contento di sentire chi produce, chi lavora, chi conosce davvero questo mondo, che la prospettiva che noi già abbiamo vista, perché già abbiamo puntato sul rilancio e già i risultati ci sono. Se oggi comunque siamo rispetto al prezzo, quasi quello come prezzo medio a quello nazionale, è evidente che è una lacuna quella di non dare la possibilità di chiudere la filiera. Poi sono anche delle scelte imprenditoriali, ma è evidente che nella nostra prossima programmazione
che già abbiamo chiuso, 2023-27, daremo un'attenzione particolare a questo segmento dell'agricoltura, okay, perché è un'altra eccellenza. Claudia, tocca a te, ancora una domanda, prego. Allora, innanzitutto volevo fare alcune precisazioni. Giustamente, come ricordavano gli altri ospiti, bisogna fare per il grano un pre e un post riferito ai prezzi. Il problema è che in Sicilia non si coltiva solo grano, però. Tu facevi l'esempio del pomodoro e quello lo sappiamo, ogni anno, ogni estate, i prezzi finiscono sempre a ribasso e lì interviene il problema che si diceva prima, cioè che costa di più coltivarlo piuttosto di quanto se ne prenda vendendolo, e quindi dobbiamo fare i conti anche con chi coltiva un altro genere di cose, ecco, che non siano soltanto il grano. In più, a proposito, visto che giustamente l'assessore Scilla ci tiene a essere precisi sull'informazione, quando si parla di siccità, un argomento di cui abbiamo parlato spesso in questi giorni, è importante però specificare, come ci hanno spiegato tutti gli esperti appunto in questa settimana, che in Sicilia la siccità non è una calamità naturale basta, come nel resto magari d'Italia, come stanno vivendo in Piemonte e Lombardia. Ma, assessore, mi corregga se sbaglio, la Sicilia è anzi una delle regioni con più serbatoi, di che ne abbiamo. Il problema non è che non abbiamo l'acqua, il problema è che la perdiamo, e lo sa bene per tutto quello che è successo con i bandi del PNRR bocciati e solo in parte, piccola parte, recuperati dai consorzi di bonifica. Quindi probabilmente dovremmo porci anche questo tipo di problema. Lei lo accennava sulle infrastrutture, quindi le chiedo un passaggio su questo. E poi, quando si discute il vino siciliano, l'olio siciliano, è molto bello, ma come dicevo prima non si produce solo quello, e soprattutto mi sembra che parliamo di marketing. Un ottimo spot per la Sicilia, ma le chiedo numericamente, visto che appunto parliamo di numeri, quanto incide il settore agroalimentare nel PIL siciliano? Perché è bello, ci vende tanto come brand Sicilia, ma nei fatti quanto fa? Allora, innanzitutto 30%. Dico alla Claudia, ci diamo del tu. Claudia Campesi. Claudia, se vieni giù da me a Mazzara ti faccio fare una bronzatura particolare. Parlo con lo sole di Mazzara. Impossibile. Ci riuscirò. Assessore, nessuno ci è mai riuscito. Ci riuscirò. Allora, ritornando ai temi che hai giustamente evidenziato, che c'è un gap infrastrutturale, quello è un dato assolutamente oggettivo. Però anche lì facciamo chiarezza. Ieri noi proprio abbiamo tenuto con il presidente Musumeci una riunione di governo rispetto al tema della siccità, perché alcune regioni del nord, mi riferisco soprattutto alla Lombardia, al Piemonte, hanno chiesto allo Stato un intervento come calamità. Nel nostro caso in Sicilia effettivamente la situazione è diversa, nel senso che noi non abbiamo ad oggi, nonostante le difficoltà che ora cercherò di spiegare, degli invasi che non sono stati ancora collaudati, quindi spesso, nonostante diciamo l'acqua piovana che comunque arriva e potrebbe garantire sia la fornitura potabile sia per quanto concerne la questione dell'irrigazione e dei campi, però noi abbiamo un problema all'inverso, che la nuova i nuovi mutamenti climatici e le nuove colture che stanno prendendo piede anche noi in Sicilia richiederanno molto più acqua rispetto a quella che oggi c'è. E quindi questo è un elemento importante, e noi faremo un intervento con il governo nazionale proprio per, diciamo, intervenire non come calamità rispetto al fatto che manca l'acqua, ma rispetto alla gestione complessiva dell'acqua, che diventa vitale per quanto riguarda l'agricoltura. Esatto, assessore, quando... mi scusi, mi riferivo alle reti colabrodo per l'esattezza, appunto. E quando riguarda quelle invece... nuove che giustamente servono. No, per quanto riguarda a queste, diciamo, rete colabrodo che purtroppo abbiamo ereditato, e definire vergognose queste reti è davvero un eufemismo, cioè vogliamo fare un complimento. E se mi consentite il termine, è davvero una vergogna la situazione, diciamo, di queste reti. Però già anche lì, con fatti concreti, siamo riusciti ad intervenire, perché questa io la definisco barzelletta dei progetti bocciati del PNRR rispetto ai progetti delle reti irrigue è una falsità assoluta, perché non è vero che quei progetti presentati, quei 31 progetti, non erano progetti esecutivi. Quei progetti non sono stati ammessi in graduatoria perché rispetto a dei parametri nuovi che Roma ha proposto
quelli siciliani non rientravano. A dimostrazione di quello che dico, proprio stamani sono arrivati i finanziamenti di due progetti, quindi evidentemente erano assolutamente esecutivi e quindi finanziabili, uno che riguarda la diga Rubino a Trapani e uno che riguarda la diga Gargi ad Agrigento, a testimonianza che rispetto alla nuova predisposizione del PNRR il Ministero è andato avanti in maniera autonoma, e questa non è consentita, perché se tu in Sicilia mi chiedi e vorresti le donne tutte bionde e alte, evidentemente ce ne sono poche, quindi questi criteri vanno concordati e vanno stabiliti con le regioni, perché sono quelle che conoscono realmente, ecco, le situazioni strutturali. Quindi rispetto a questo tema, che è vero, stiamo davvero attenzionando, e già ripeto, abbiamo ottenuto questi finanziamenti con il PSR, o stiamo utilizzando 14 milioni di euro proprio per fare questi interventi di manutenzione, chiamiamola ordinaria da un lato e straordinaria dall'altro lato, in attesa di poter, diciamo così, rilanciare anche la problematica delle dighe. La problematica delle dighe non riguarda, non è una competenza diretta dell'assessorato all'agricoltura, riguarda l'assessorato all'energia, ma non significa nulla, perché noi parliamo a nome del governo e quindi è una responsabilità che ci assumiamo complessivamente. Anche lì vi ricordo che abbiamo finanziato con 35 milioni di euro i progetti cosiddetti dei laghetti collinari, cioè la possibilità all'imprenditore, nelle more della sistemazione delle strutture, di potersi finanziare questi invasi, e abbiamo avuto un successo davvero enorme. Sono state circa 790 le domande rispetto a questo bando e ne stiamo finanziando circa 350. Per dire sempre la stessa cosa. Vai, finisci veloce. Fammi finire, che è evidente che partiamo, l'ho detto io all'inizio, che ci sono difficoltà oggettive, ma che comunque oggi questo mondo dell'agroalimentare ha la giusta attenzione, e mi preme voler, diciamo, chiudere questo intervento dicendo che, girando la Sicilia, nonostante le difficoltà, c'è una classe imprenditoriale, caro Massimo, che non si vuole assolutamente arrendere, ci crede, perché potenzialmente con questo mondo si può assicurare reddito e PIL. Mi pare che il PIL dell'agroalimentare complessivo incide quasi del 35% rispetto al PIL complessivo regionale, quindi mi pare che sono dei numeri davvero importanti. 35% sono importante. Sicuro che ci sono, ripeto, le condizioni tra le mille difficoltà di poter dare le giuste risposte. Allora, a questo mondo agricolo. Salvatore, senti, prima di lasciarti, ma se tu fossi assessore, no? La prima cosa che faresti? Per quanto riguarda l'aggregazione dei produttori agricoli. Oh, l'aggregazione dei produttori agricoli. Segniamo. Ne prendo atto. Ok. L'assessore ne prende atto. L'aggregazione dei produttori agricoli in tutte le sue forme, perché purtroppo in Sicilia c'è molta frammentazione di tutte le produzioni che noi abbiamo, e c'è un'esigenza forte, ma dico forte, di fare tutto ciò, perché altrimenti il latte, la carne, le uova, il grano, qualsiasi, l'olio, il vino. Senti, il vino. In crisma quanti siete? In crisma quanti siete, Salvatore? Ma in crisma siamo circa 800 produttori agricoli che cambiano. Ma è una struttura importante ed è davvero questa una strada corretta, perché una delle difficoltà. Senti, questa è una trasmissione quella, seria. Non ho dubbi, Massimo, dove c'è abbiamo invitato il presidente assoluta. Noi abbiamo invitato un presidente qualunque. Abbiamo invitato il presidente rappresenta 800. Grazie, troppo buone, non è così. No, sei tu allora, che sei stato. Dove c'è Massimo c'è serietà, c'è competenza, vabbè, c'è contenuto. Non ci crede nessuno. Voglio dirti che condivido, perché è uno dei temi. Serve che aggregare i produttori agricoli. Assolutamente sì, perché se no a volte si verifica che diverse sono le posizioni, e quando non c'è una politica seria e attenta, questa diversificazione porta a delle scelte poi non condivise. Allora, facciamo così, intanto liberiamo Salvatore, lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, porta i nostri saluti a tutta Crisma. Grazie, volevo dire anche un'altra cosa, prego. Del discorso dei prezzi, giusto per essere preciso. Esatto, vai. Il grano duro
comunque dobbiamo capire per i prossimi anni che comunque è una commodity e ci dobbiamo sempre confrontare con i paesi esteri, perché il prezzo non lo facciamo noi soltanto, lo facciamo noi in quanto siamo uno dei principali acquirenti in Italia delle produzioni di grano duro a livello mondiale, però dobbiamo stare attenti ai paesi che producono grano duro e non ne consumano neanche un chicco e lo mandano tutto nei paesi consumatori, che siamo noi e i paesi del bacino del Mediterraneo. Ma senti, ma è vera sta cosa che il grano canadese è quello più brutto di tutti? Ma le dici sta cosa? Allora, dobbiamo dire le cose per come stanno. Sì. Il problema del grano canadese... Sì, il che grano c'è là, canadese, aiutami... È un grano eccellente, però ha un problema... che purtroppo in quei paesi e per nostra fortuna e per nostro, quindi purtroppo per loro e per nostra fortuna, lì per essiccare il grano devono mettere il glifosato. E a noi non ci piace. E a noi non ci piace. Però c'è da dire una cosa, che purtroppo i nostri paesi sono stati costretti a comprare questi prodotti perché noi non siamo autosufficienti, non siamo stati. E a noi non ci piace manco questo. Perfetto. E qui poi c'è un'altra cosa ancora, perché noi in Italia, se ci fosse un prezzo adeguato sempre, potremmo riuscire a soddisfare tutto il fabbisogno nazionale, perché c'è il territorio per produrre il prodotto per tutto il fabbisogno nazionale. Quindi no, vabbè. Senti, l'ultima domanda, Salvatore, ti lascio perché poi l'assessore ci parlerà un po' di politica. No, io ho anche impegni. No, l'ultimissima domanda, ti puoi avvalere la facoltà di non rispondere, ma su 5 marche di pasta italiana, non faccio i nomi per carineria, dove c'è scritto 100% grano italiano, su 5 quante sono realmente 100% di grano italiano? In Sicilia ce n'è solo una e si trova a Mazara. Va bene, l'abbiamo detta. È nella città non di... Non è un caso. È la città di Escilla. Grazie Salvatore, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, porta i nostri saluti. Grazie. Ma che bello Salvatore Puglisi. Io non l'ho conosciuto oggi per la prima volta. Pazzesco, mi è piaciuto un sacco per la... No, per come ci ha raccontato le Preciso. Cose. Senti, datemi l'inquadratura di Scilla un attimo. Io avevi la penna in mano, devi riprendere la penna. No, la pietra ne vai. Posa la penna, posa la penna da assessore e la riprende in mano da politico di Forza Italia. Allora, oggi... Politico di Forza Italia non sono io, che io oggi sono nelle vesti di assessore regionale. No, dai, quindi... ma sei un militante di Forza Italia. Certo, quello sempre. Io sei un membro anche, del governo. Anche... Sei un membro del governo. No, io sono il commissario del mio partito nella mia provincia. E allora... Ognuno, come diceva Dandalighieri, ci sono i cerchi, no? Allora, un cerchio, io non... Abbiamo seguito tutti oggi la conferenza stampa di Musumeci. Il presidente aveva in qualche modo messo un po' d'ansia anche a tutti voi, dice chissà se si dimette. No, oggi invece ha detto non mi dimetto, mi metto da parte, ritiro la mia candidatura. Presidente, oggi ha fatto un ragionamento assolutamente corretto, dando il giusto senso, il giusto peso al valore del centrodestra. Il centrodestra unito, che se non è soltanto una somma di partiti, ma è davvero una proposta politica di buon governo, dimostra che può tranquillamente vincere le prossime regionali. Sì. E quindi ha voluto evidenziare che l'aspetto prioritario assoluto che va sempre salvaguardato è l'unità di questo schieramento. L'abbiamo dimostrato a Palermo, il centrodestra unito ha stravinto le elezioni. Allora facciamo una domanda Amadore e una Campese e vi saluto. Vai. Una domanda di politica. La riflessione che faccio io è questo. Ovviamente le prove generali sono state quelle di Palermo e si pensava che Palermo, la candidatura di Roberto e poi la vittoria di Roberto, potesse rafforzare la candidatura di Musumeci alla regione, anche per vicinanza all'interno della...
Certo. E invece a un certo punto è successo qualcosa, cioè è proprio, soprattutto negli ultimi giorni, è come se fosse successo, ma che cosa è successo? No, ma devo dire che, ripeto, le elezioni sono come le partite di calcio, no? Ogni partita finisce la partita e inizia un'altra. È evidente che c'è un collegamento, no? Le elezioni a Palermo, le regionali, e successivamente le politiche, quelle, voglio dire, quello è un ragionamento complessivo. A Palermo la coalizione ha dimostrato che, essendo compatta unita, ha tranquillamente vinto l'elezione al primo turno. Forza Italia ha confermato di essere ancora una volta il primo partito, e questo non era un fatto scontato, perché comunque Fratelli d'Italia hanno fatto la lista insieme a Diventerà Bellissima. Forse questo è stato l'elemento di... No, vabbè, ma voglio dire, questa è una poi competizione che all'interno di una squadra c'è, no, ma a noi serve esattamente vincere le prossime regionali e continuare con il buon governo del centrodestra. Allora, Claudia, tocca a te, poi vi saluto perché c'è già collegato Roy Paci e andiamo da Roy. Vai, Claudia. E allora stavolta mi sa che da giornalista mi tocca seminare zizzania, al contrario. Nel senso che... Ecco. No, facci dentro, campesa, ruspante! Ormai senza pietà, senza pietà. Vai. Perché Massimo, invece tu mi sei sembrato stranamente buono, in che senso? È vero che Musumeci ha detto sì, faccio un passo indietro di lato, però ha detto un se, un grandissimo se. Se c'è un altro candidato, me lo facciano sapere. E qui è un po' più complicata la questione, in realtà vi ha passato la palla, ha detto vabbè, non vi piaccio. Va bene, inutile discutere di me, trovatene uno meglio di me, vediamo che sapete fare. Ma tant'è vero, io ho evidenziato che il concetto vero politico che è emerso oggi è che serve comunque lavorare per mantenere unito e combatto il centrodestra. Bisogna farlo. Vi ricordate la questione di Palermo, quando ci fu un momento in cui ogni partito di fatto aveva un candidato e sembrava veramente impossibile poi trovare la quadra, no? Mi pare che il centro-sinistra avevano già festeggiato, erano convinti che stavano recuperando. È vero. La classe dirigente regionale e nazionale ha dimostrato che si è riuscita a trovare la sintesi. Non è facile, però bisogna che ognuno faccia la propria parte, perché se una cosa bisogna fare è evitare che possa ritornare un governo di centro-sinistra come è stato quello di Crocetta, che davvero ha fatto un danno enorme per la Sicilia e per i siciliani. Grazie a Claudia Campese che torna alla redazione di Meridio News, grazie a Nino Amadore che torna al Sole 24 Ore. Andiamo a far finta di lavorare un po'. Esatto. Io adesso Claudia a Mazzara per ma, questo fine settimana. Claudia è ufficialmente invitata a Mazzara del Vallo per di renderlo un po' più ma sapete com'è? Si dice che è più elegante il pallore, no? Quindi almeno vero, su questo ci provo. È più elegante. Allora, grazie anche a Tony Scilla, assessore regionale alla pesca e all'agricoltura. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto.